dalle promesse ai fatti. Pare la volta buona per la rotonda di Via Flavia. Verrà realizzata in 120 giorni con un investimento di circa 400.000 euro la rotatoria tra le vie Flavia, Caboto, Carletti e Strada della Rosandra, mettendo in sicurezza l'incrocio. Questo l'annuncio del trio Cosolini da Pretto Marchigiani. Si è scelto di far partire il cantiere come opera pubblica, ha detto Cosolini, per garantire una tempistica più veloce, ma non ci sarà alcun costo economico in più per il comune, che incasserà completamente gli oneri di urbanizzazione della società impegnata nella ristrutturazione dell'area ex Dino Conti, dove sorgerà l'Obi. Un'opera richiesta a gran voce dai cittadini, in primis per il fattore sicurezza, sull'esempio dei tanti rondò analoghi già operativi nella vicina Capodistria. Un tema oggetto di ripetute chiamate a Sveglia Trieste e successive promesse degli assessori competenti. La prima volta il 13 novembre 2014. Flavia incrocia via Caboto. È mai possibile? Non si stanno buoni ancora di effettuare una rotonda? Nel 2015 direi che avvieremo la realizzazione della rotatoria e questo è un impegno anche che un po' mi sono preso con il sindaco. La seconda il 16 maggio 2015. Di via Flavia, chiamiamola così. Sì, esatto. Volevo un attimino sapere la situazione perché è molto, molto pericoloso per chi viene da via Caboto, si deve mettere verso la via Sandoligo e verso la... verso Mugia. Noi, come ha detto il sindaco, noi stiamo lavorando. Questo è anche un po' l'entrata, il biglietto di visita della nostra città. In tempi brevi, sicuramente verso autunno, i lavori dovranno essere avviati. Sono previsti lavori di manutenzione e risanamento dei marciapiedi e della sede viaria della zona, scrive il comune, la collocazione dell'adeguata nuova segnaletica stradale, elementi di arredo urbano. Sarà potenziato anche l'impianto di illuminazione. In quest'ottica si prevede anche la realizzazione, dicono, in accordo con la provincia e il comune di Muggia, di un'altra rotatoria all'ingresso di Aquilinia, un migliore accesso all'area di Auta Marocchi e la possibilità di favorire collegamenti ciclabili alla rete cicloturistica di Muggia e della Parenzana.